Lunedì 6 dicembre, buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana e ben ritrovati a una nuova puntata di Vera Mattina, una puntata speciale perché oggi la novità, l'introduzione del Super Green Pass, la stretta voluta dal governo, si concretizza a partire da oggi fino al prossimo 15 di gennaio, quando per chi non sarà vaccinato sarà impossibile accedere a tutte quelle attività considerate a rischio. Cosa cambia? Il tampone antigenico e molecolare resterà valido soltanto per recarsi al lavoro, sebbene il professor Ricciardi, consulente tecnico del ministro della Salute Roberto Speranza, ha annunciato che laddove la situazione dovesse peggiorare non si esclude l'idea di estendere l'obbligo vaccinale anche per recarsi al lavoro e sui mezzi di trasporto pubblico locale. A proposito di trasporto, c'è già nel giorno in cui entra in vigore il Green Pass base, quindi basta, lo ricordiamo, il tampone negativo antigenico o molecolare per avere accesso ai mezzi di trasporto pubblico. Dicevo, c'è la falla delle sanzioni, perché le aziende di trasporto pubblico hanno ricordato come è impossibile per loro prevedere la possibilità di elevare delle sanzioni, ma il ministro delle infrastrutture Giovannini ha invece autorizzato a elevare delle multe laddove dovessero essere riscontrati nel corso dei controlli persone sprovviste del Green Pass. E poi c'è la variante Omicron, 9 i casi sequenziati finora in tutta Italia, servono 2 settimane di tempo, dicono gli esperti, per valutarne le conseguenze e soprattutto la resistenza al vaccino, anche se a giudicare dalle prime evoluzioni di questa variante, altresì detta sudafricana, sembrerebbe meno aggressiva rispetto alla Delta, che comunque, lo ricordiamo, resta predominante in Italia. Sono sempre di più le città che hanno deciso di rafforzare le protezioni contro l'avanzare del Covid e quelle che hanno imposto l'utilizzo della mascherina anche negli spazi all'aperto. Ma veniamo ai numeri di giornata. Purtroppo si continua a registrare nuovi positivi nelle nostre regioni di riferimento, a cominciare dalle Marche. Sono 474 i contagiati nelle ultime 24 ore, con la positività che raggiunge il 12% e un boom circa l'incidenza, è a 193,48 su una popolazione di 100.000 abitanti. Chiaramente le norme sul Green Pass entreranno in vigore anche nelle Marche, mentre il 74% dei posti letto occupati nelle terapie intensive riguardano persone non vaccinate. Scende il numero dei positivi in Abruzzo, 196 quelli inseriti nel report diramato dal Servizio di Sanità Regionale nella giornata di ieri. Si registra purtroppo anche un decesso legato a un uomo di 53 anni di Roseto che non aveva ricevuto il vaccino. Oltre 900 invece i casi di positività in Piemonte, dove per fortuna invece non si è registrato nessun morto nelle ultime 24 ore. Bene, questa la panoramica sui fatti del giorno. Chiaramente ci sarà modo di approfondire, dedicheremo il nostro talk di oggi proprio a quelle che sono le domande più frequenti nella giungla normativa a cui ormai siamo abituati a sottoporci da quando il Covid ha fatto la sua comparsa sullo scenario nazionale. Cercheremo di rispondere a tutte le domande attraverso le cosiddette FAQ. Lo faremo in compagnia di esperti, ma subito iniziamo con una storia di orgoglio abruzzese. 2 giovanissimi che sono stati premiati prima per la loro professionalità e per i loro risultati nell'ambito sportivo, e poi anche perché per essere campioni nello sport prima di tutto bisogna essere campioni nella vita. Tra poco li conosceremo, ora però linea alla regia per il promo. Con Vera TV vinci veramente. Invia i codici alfanumerici con sfondo rosso che compariranno ogni giorno in sovraimpressione durante le trasmissioni di Vera TV. Potrai vincere una Fiat 500 ibrida. Partecipare è facile. Entro 30 secondi dalla comparsa del codice, spediscilo al numero 349 36 62 246 o via SMS o WhatsApp. Più codici invii, più probabilità hai di vincere la Fiat 500 hybrid. Gioca anche tu con Vera TV e vinci veramente. Regolamento sul sito veratv.it.
Due fratelli, due atleti, ma soprattutto due eccellenze della pesistica olimpionica nazionale. Dopo aver collezionato titoli e medaglie, i fratelli Roel e Jox Narcisi sono stati premiati dall'amministrazione comunale di Giulianova, luogo in cui vivono, attraverso due targhe che riconoscono il loro prezioso valore, soprattutto perché appunto si tratta di due giovanissimi. Ma non è tutto, perché il prossimo 16 di dicembre a Monte Silvano entrambi riceveranno il premio Tutela Talento Atletico del CONI Abruzzo, un riconoscimento riservato ai migliori giovani atleti della regione negli sport olimpici. Allora li conosciamo, do il benvenuto questa mattina a Roel e Jox Narcisi, che sono in studio con me. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Come state? Roel. Tutto bene, siamo molto contenti per questi riconoscimenti che ci hanno dato il Comune di Giulianova e poi anche per quello del talento che ci sarà la settimana prossima. Davvero. Ecco, vediamo la targa inquadrata, grazie regia, se ce la fai rivedere, per l'impegno, le capacità, la determinazione sin qui dimostrati e per i brillanti risultati atletici raggiunti nella pesistica olimpica. Con ammirazione il sindaco Ivan Costantini. Jox, che effetto ti ha fatto ricevere questa targa? Abbiamo anche una foto del momento in cui vi è stata consegnata. Beh, comunque gratitudine, cioè, una bella cosa essere premiati dal sindaco in persona, è una bella emozione comunque questa targa che ci rispecchia e che possiamo appunto conservare a casa con tanto affetto. Beh, anche perché siete giovanissimi, intanto ecco, questo è il momento della consegna delle targhe. Jox, quanti anni hai, lo ricordiamo? 16 anni. 16 anni, pensate. Roel invece? 21, appena compiuti. 21 appena compiuti, Roel è già stato campione italiano della pesistica olimpica nel 2019, è attualmente campione italiano universitario della pesistica olimpica, Jox invece è campione italiano under 17 e juniores pesistica olimpica 2021. Insomma, delle vere e proprie eccellenze per una disciplina che è quanto conosciuta, Roel? Relativamente poco, diciamo, rientra tra gli sport minori. Quindi diciamo poco pubblicizzata, anche se di questi ultimi anni si sta venendo sempre più a conoscere anche grazie al fenomeno CrossFit che ha spopolato nelle palestre, ma soprattutto in questi ultimi mesi grazie agli importanti risultati conseguiti dalla nazionale alle ultime Olimpiadi a Tokyo. Oh, e poi c'è da dire che il vostro impegno non è soltanto vostro appunto, ma è quello di un'intera famiglia, perché chi vi ha istradato alla pesistica? I nostri genitori, comunque veniamo dalla famiglia di sportivi, dove si è sempre praticato uno sport e quindi loro ci hanno sempre indirizzati verso uno sport migliore e che comunque ci piaceva e quindi ci hanno indirizzato a questo bellissimo sport che tutt'oggi pratichiamo. Oh, partiamo proprio da te, perché c'è stato di recente una competizione importante che ti ha visto protagonista sul podio tre volte, conquistando tre medaglie di bronzo per strappo, lancio e totale con la pesistica Atlas Teramo, che è la scuola nella quale ti stai formando, e parliamo dei campionati assoluti di pesistica olimpica che si sono svolti proprio il 20 novembre scorso a San Marino. Comunque questi assoluti mi sono, diciamo che sono i miei primi assoluti, quindi è stata una bella gara, e essere arrivati terzi comunque in un campionato assoluto è stato molto bello per me, cioè è un traguardo che non mi immaginavo. Prime anche sono delle prime medaglie di bronzo, perché è la prima volta che prendo queste tre medaglie di bronzo, perché sono sempre stato abituato a prenderle di secondo posto, di primo. Quindi una bella gara e sono soddisfatto. Sei soddisfatto? Prossimi obiettivi, prossime competizioni? Allora, i prossimi miei obiettivi comunque sono quelli di andare avanti, continuare e fare il massimo che posso. Ovviamente nelle prossime competizioni cercherò di arrivare più in alto possibile e questo è il mio obiettivo. Quante ore di allenamento ci vogliono per preparare una gara, un campionato assoluto? Io comunque mi alleno 5 giorni su 7, una volta al giorno,
peccato che non posso fare appunto due elementi perché non dispongo del tempo necessario, perché con la scuola comunque è un problema, e quindi diciamo che dove mi riesce il tempo io mi alleno e cerco di prepararmi il più possibile. Peraltro ringraziamo la scuola che questa mattina ci ha permesso di ospitarti qui. Che istituto frequenti? Liti Crocetti Cerulli, Giulianova. Ecco, salutiamo anche la dirigente, i tuoi compagni di classe che immagino saranno orgogliosissimi di te, no? Che ti dicono, ti fanno sollevare tutto a scuola. sì, comunque i miei amici stanno sempre accanto, i miei migliori amici comunque mi supportano, anche magari condividono quel che sono le mie storie con gli altri e mi fanno conoscere, ecco, mi fanno pubblicità. Ecco Roel, la vita di un atleta non è una vita come tutti gli altri, no? E da fratello maggiore credo che tu abbia dato, continui a dare anche dei consigli a tuo fratello. Sì, è un po' una vita sacrificata, nel senso che bisogna spendere molto tempo dietro gli allenamenti, ma anche ciò che è fuori l'allenamento, quindi magari anche all'alimentazione, comunque magari rinunciare a alcune esperienze che potrebbero compromettere la carriera, ma tutto sommato se da una parte abbiamo tutti questi sacrifici, dall'altra abbiamo anche grandi riconoscimenti, grande orgoglio e soddisfazioni per quelle che sono le nostre gare, quindi dico sempre a mio fratello, comunque, ma lui lo sa benissimo, di continuare per questa strada perché davvero porta grande soddisfazione. Tanto stiamo vedendo delle immagini, che momento è questo? Questo è l'ultima gara a cui ho partecipato, che sono gli europei in Finlandia lo scorso settembre. Qui quello è l'esercizio dello strappo, poi ho fatto anche lo slancio. Che differenza c'è? Poi magari lo spieghiamo anche per chi ci segue. Lo strappo, da come si vede nelle immagini adesso, è un movimento unico, con un'impugnatura larga delle mani, c'è una massima estensione e poi una massima accosciata e poi finisce l'alzata, insomma vedi, un movimento unico. Mentre lo slancio è un movimento a due tempi, in cui prima si porta sulle spalle e poi c'è una spinta. Qual è il più complicato da eseguire? Il più complicato è quello che stiamo vedendo adesso, è lo strappo, perché è molto più tecnico, infatti si sollevano meno chili. Io quelli sono 134, però si sollevano meno chili rispetto allo slancio, che invece ho sollevato 176 in quella competizione, arrivando quinto in quella specialità, però poi ottavo nel totale, diciamo. È stata una bella esperienza, anche perché partecipare agli europei è sempre una bella esperienza, è stato il mio secondo europeo dopo quello del 2018, mi sono molto divertito, anche se comunque ho dovuto ricoprire una categoria non mia, perché io sono passato di categoria, cioè lo sport è diviso in categorie di peso, io appartengo all'89, ma in quella gara ho dovuto partecipare all'81 e quindi ho dovuto fare un po' di calopeso inaspettato. Ecco, cosa cambia rientrare in una categoria o in un'altra? Dipende da cosa, da quali fattori? Dipende, allora... cioè, le divisioni sono in peso e in età. Uno partecipa alla categoria di peso in base al peso che possiede, ma poi bisogna anche fare un po' di strategia vedendo magari quali sono le categorie più competitive, e se una persona è al limite categorie tra un peso e l'altro, per esempio peso 82 kg, non so se fare l'89 o l'81, dipende come il contesto europeo o italiano, a seconda della competizione a cui stai partecipando, e scegli la categoria che ti permette di raggiungere risultati migliori. Ah, chiarissimo. Una preparazione fisica che richiede a vedere, no? Un occhio non esperto, come dire, molti sacrifici e molti sforzi. Joxe, io guardo te e vedo un ragazzo... esile, no? Non quando si pensa alla pesistica, al sollevamento pesi, si immagina, no? Di trovarsi di fronte a delle montagne muscolose. Invece, che cos'è quello che conta? Forse penso più la forza che... Beh, sì, ovviamente io a queste appunto competizioni ho partecipato come nella categoria 55 kg, quindi diciamo che ho un peso molto leggero. E quindi comunque in base a quel che tu pesi alzi un determinato... Ma può essere un vantaggio il peso più leggero?
può essere un vantaggio per quanto riguarda magari una categoria meno riempita, cioè poca gente, quindi magari uno dice è più facile perché ci sono meno persone, quindi c'è meno competitività, però non sempre è vero, infatti anche in queste categorie di peso sono molto affollate, diciamo, la mia categoria è stata abbastanza piena e difficile. Quanto è stato il peso maggiore che hai sollevato, per curiosità? Allora, in gara appunto io, come si è visto prima, comunque io ho fatto 83 kg di strappo e 102 di slancio per quanto riguarda appunto la competizione in gara, mentre appunto in palestra io ho fatto di più e ho fatto 85 kg in strappo e 107 in slancio. Cioè ci si allena sempre con un peso maggiore rispetto a quello che poi si porta in gara, Roel? Allora, in gara uno tenta sempre di fare il meglio che può. Ovviamente la preparazione in palestra ti permette di più tempo, più possibilità per poter migliorarsi e quindi diciamo c'è una grande preparazione. Poi quando si arriva in gara bisogna vedere come si è in gara, come è la giornata, come si è pesati, in che condizione fisica ma soprattutto mentale si è quel giorno e quindi tutto può succedere. Ovviamente riuscire ad arrivare ai pesi che si è fatto durante i mesi scorsi è già una grande cosa, riuscire a superarli, a battere il proprio personale direttamente sulla pedana di gara è davvero al massimo. Ci sono delle figure a cui vi ispirate nel vostro sport e nella vostra disciplina? Sì, io personalmente mi ispiro molto al mio allenatore, che è Anselmo Silvino, della pesistica di Teramo, che lui è arrivato terzo alle Olimpiadi di Monaco del 72, infatti adesso diciamo ha 76 anni. Insomma, mi rivolgo a lui con tanta ammirazione e rispetto perché ha davvero rivoluzionato questo sport e ha portato in alto il nome dell'Italia. Chiedo la stessa cosa anche a te, Jox. Ovviamente io provo totale ammirazione, come ha detto mio fratello, a mio allenatore Anselmo Silvino, e comunque è lui che ci ha insegnato tutto quanto. Io provo veramente una mia azione enorme ed è un grande punto di riferimento, quindi cerco di arrivare o comunque a dove è arrivato lui e sperare di fare anche di più. È stato un anno estremamente positivo per lo sport italiano, protagonista non solo agli europei di calcio ma in tutto il mondo con le Olimpiadi di Tokyo 2020, Roel, e continua anche per voi un anno di soddisfazioni, cioè questo riconoscimento importante del CONI che vi sarà assegnato il prossimo 16 di dicembre. Spieghiamo nel concreto di che cosa si tratta. Sì, diciamo che quest'anno è stato un anno prospero di soddisfazioni al quale si terminerà con la premiazione del talento, che ci verranno riconosciuti insomma un premio in denaro e anche delle onorificenze per quanto riguarda le competizioni a cui abbiamo partecipato in questi ultimi anni, gli ultimi due anni. È praticamente un riconoscimento a livello regionale che ci va a premiare quali sono gli atleti di tutti gli sport che hanno conseguito maggior punti in base alle competizioni in questi ultimi due anni, quindi davvero un grande premio. Beh, anche perché in queste circostanze ci si può misurare con altri, no, giovani atleti, quindi è sempre, anche se le discipline sono diverse, un'opportunità di crescita, Jox. Sì, comunque io appunto comunque i miei avversari, per esempio, vedo i miei avversari e vedo delle figure da appunto abbattere in gara, ma poi per esempio fuori competizione siamo grandi amici con quel che sono i miei avversari in gara. Quindi l'agonismo soltanto quando ci si sfida insomma in gara. Sì, è bella quella tensione, quella sfida che c'è tra di noi sulla pedana, e poi però ovviamente finisce subito dopo e si torna magari a quel che si è amici fuori e competitivi dentro. Anche perché non c'è uno scontro diretto, cioè non è una disciplina di contatto, no? No, diciamo che il nostro primo vero nemico, diciamo in un certo senso, è il bilanciere, perché quello va sollevato, è quello che ci porta la vittoria o la sconfitta,
e quindi diciamo è più una sfida contro noi stessi, perché alla fine il bilanciere pesa sempre quello che viene caricato. Quello che fa la differenza è il nostro stato d'animo, le nostre emozioni e la nostra determinazione. Ecco, quindi, quanto conta lo stato d'animo pre-gara? Molto, io penso sia il fattore principale, cioè, e questo è uno sport, come si può pensare, solo di forza, ma in realtà non è vero, perché dietro c'è, c'è tutto un elemento mentale, ma anche tecnico, che ricopre, diciamo, non vorrei esagerare, ma il 90% della competizione. Peraltro sono esercizi che si esauriscono nel giro di minuti? No, cioè, quanto dura? Secondi? Sì, di pochi secondi, soprattutto lo strappo, che in un movimento unico dura davvero molto poco, quindi cioè, bisogna condensare tutto il nostro allenamento e i nostri di tutti gli anni in quei pochi secondi, quindi davvero bisogna essere arrivati preparati molto bene a livello mentale. Come va terminato l'esercizio, mantenendo la posizione, Gio? Vedevamo delle immagini. Mantenendo appunto, dopo aver finito quel che è l'esecuzione, va mantenuta questa posizione per un piccolo determinato tempo, dove il giudice appunto ti dice di ti dà il via per lasciare il bilanciere, quindi di aver finito la propria alzata. Fino a quando il giudice non si pronuncia, resti lì, esatto, con il peso sospeso, esatto, praticamente. Sì, che non ti dà il via. Sono i secondi più interminabili. Esatto. Cosa pensi in quel momento, quando finisce? Quando Che te abbassa i miei diri che ho dovuto buttare. Vabbè, relativamente breve alla fine. Sì, basta che uno si mette in linea con i piedi e il giudice poi dà il bip elettronico. Quindi. Tra l'altro si può pensare che questa sia una disciplina esclusivamente maschile, invece non è così, perché anche dalle immagini che abbiamo visto in scorrimento ci sono molte ragazze che praticano questo sport, no? Sì, sì, è vero, c'è questo luogo comune che sia uno sport prettamente maschile. Forse diciamo era più sensato come raggiamento qualche anno fa, ma davvero negli ultimi anni la competitività si è alzata, è schizzata alle stelle, sia il reparto maschile ma soprattutto in quello femminile, che stanno raggiungendo davvero carichi e prestazioni davvero molto elevate, non solo a livello internazionale ma anche in quello italiano. In questi ultimi anni davvero abbiamo delle eccellenze, difatti delle tre medaglie ricevute, cioè conquistate a Tokyo, una delle tre è femminile, quindi non c'è dubbio che questo sport sia, diciamo, per entrambi i sessi. Ormai la parità di genere credo che si assesti anche, e giustamente, sullo sport. Sì. Torniamo a questa disciplina e soprattutto ai vostri sogni. Il tuo obiettivo, il tuo sogno, Royal, qual è? Il sogno di ogni atleta è partecipare alle Olimpiadi. Ovviamente però rimango anche un po' con i piedi per terra, e quindi voglio riuscire a fare un passo dopo l'altro. Dopo, siccome ho già partecipato agli europei nel 2018, quest'anno il prossimo obiettivo, il prossimo step sarebbero i mondiali. Che ci saranno quando? No, il calendario dell'anno prossimo ancora non esce, quindi dobbiamo aspettare fine anno e poi vedremo dal calendario. Ma chi sono i più forti del mondo, almeno? La nazionalità più forte è senza dubbio la Cina. Cioè la Cina ha totalmente il dominio di questo sport. Perlomeno per le categorie più leggere, però diciamo anche le nazionalità dell'Est Europa non sono da meno. Per quanto riguarda invece l'America, è molto forte la Colombia. E l'Italia invece come è messa? L'Italia diciamo ha fatto un grande percorso di ricrescita, perché era da diciamo 25 anni che non 25 anni che non guadagnava, non vinceva una medaglia alle Olimpiadi di questo sport. Infatti quest'ultimo anno il direttore tecnico nazionale è riuscito a fare un grande lavoro e a portare diciamo dei risultati a casa, quindi diciamo l'Italia si staziona tra le migliori d'Europa. Ecco, io non posso non chiedervi come e se la pandemia abbia inciso in qualche modo nella vostra vita sportiva, Jox. Cioè è stata molto incisiva comunque per quanto riguarda la, tra virgolette, la nostra carriera, perché appunto io ho perso un campionato appunto per colpa di questo Covid. Cioè? Spiegaci in che senso. Avevo un campionato, una competizione da fare che purtroppo è stata annullata. Mm-hmm. E
l'anno scorso. E quindi non ho potuto più farla. E invece per quanto riguarda magari quel che erano gli allenamenti, mio padre ci ha allestito una palestra sotto casa dove è stato possibile allenarsi e quindi è stata magari una grande fortuna questa, un grande lavoro. Eh sì, chi ha potuto, insomma, si è allenato quando le palestre erano chiuse, si è allenato per proprio conto. Sì. Però, insomma, ne abbiamo parlato spesso anche qui nei nostri studi, le difficoltà per le associazioni sportive, no? Perché poi lo sport non è soltanto il perseguimento di obiettivi, come dire, agonistici, ma è anche un luogo in cui si maturano delle esperienze e si forma la professionalità, un luogo di scambio, di condivisione. Sì, sì, assolutamente. Diciamo che noi siamo stati relativamente fortunati per quanto riguarda gli allenamenti, perché oltre ad avere a disposizione la palestra in garage, siamo riusciti a tornare subito nella nostra sede di allenamento a Teramo, perché rientriamo tra quelli che sono gli atleti agonisti a livello nazionale e internazionale, quindi avevamo un permesso speciale per poterci allenare in sede. Ma sì, come hai detto anche tu, la palestra non è solo un luogo in cui ci si allena, ma ci si scambiano, diciamo, emozioni, divertimento, e si sta anche con gli amici, quindi tanto sacrificio ma anche molto divertimento. E il campionato assoluto di pesistica che si è svolto a San Marino è stato il primo del post pandemia Jax, o ce ne erano stati degli altri? No, ho fatto appunto gli juniores, un'altra competizione, ho fatto altre due competizioni comunque, perché erano 17 juniores, che sono le mie competizioni post pandemia, e come questa ultima gli assoluti, e ho comunque... Mi sono trovato bene, ci sono arrivato molto energico, se vogliamo dire. E infatti ho preso dei risultati che sono soddisfacenti, più che soddisfacenti. E quindi... Questo ti darà lo slancio sicuramente per fare sempre meglio, no? Sì. Prossimo appuntamento, non ricordo se te l'ho chiesto, se c'è qualche altra gara in programma. Ah no, adesso ancora non esce appunto il calendario gara, quindi... Non so quali altre gare avrò. Ci si continua comunque ad allenare. Siamo in conclusione. Prima vi chiedo qual è stato il complimento, le parole più belle che vi siano state rivolte in riferimento ai risultati raggiunti. Eroi, inizio da te. Nel senso, allora, in primis penso forse la soddisfazione da parte dell'allenatore e comunque anche della famiglia, che ci ricoprono di lodi quando per la nostra carriera, ma poi è bello anche il momento post gara, quando si sa di aver fatto una bella gara e diciamo ci si complimenta a vicenda tra l'atleta e l'allenatore. E poi anche più recentemente mi ha fatto davvero molto piacere questo riconoscimento a livello comunale di Giulianova. Facciamole vedere ancora, regia, le targhe che l'amministrazione di Giulianova ha voluto porre a questi due giovanissimi campioni. Giro la stessa domanda anche a te, Jox. Perché sono le lodi per me, gratitudini, sono appunto prima di tutto quelle che sono personali. Per esempio mi autovaluto finita per esempio una gara e le mie prestazioni, vedo comunque se ho fatto una bella gara dico ah cavolo, sono stato bravo, per dire. Poi subito dopo viene l'allenatore, viene la famiglia e gli amici che ti dicono, comunque ti fanno star bene, ti dicono che hai fatto una bella gara, sei bravo, comunque ti danno tutti quei complimenti che ti fanno star bene. Bravi ragazzi, complimenti ancora. Quindi vi rivedremo il 16 di dicembre per la premiazione di questo importante titolo, tutela talento atletico, riconosciuto dal CONI Abruzzo, anzi assegnato dal CONI Abruzzo ai giovani che si sono distinti per i loro particolari meriti sportivi e che perciò hanno contribuito anche a portare alto il nome della propria regione, non solo in Italia ma nel mondo, come hanno fatto questi due ragazzi. Grazie mille a Jox e a Roland Narcisi. Grazie, non so mille. Se si dice in bocca al lupo nel vostro campo, sì. Se c'è qualche rito scaramantico da fare. Comunque siamo con voi e davvero complimenti per tutto. Grazie a voi.
Grazie. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco continueremo a parlare di palestre, di forma fisica, di come tenersi in forma, anche perché insomma ci avviciniamo al Natale e quindi è un argomento doveroso da affrontare. Restate con noi.